Spero che Leopardi non si rivolti nella tomba, considerato che qui siamo appunto vicino al più grande poeta moderno italiano. La mia prima poesia è tratta da un vecchissimo libro e esprime un... Io in genere spiego le mie poesie perché la poesia moderna è un po' complicata, ma questa è abbastanza facile. Esprime un desiderio di paternità, io non ho figli, e un giorno ho scritto questa divagazione. Penso che dovrei avere un figlio che mi guardi dal letto sfatto e sorrida mentre ascolto una musica lontana, celestiale, di sogno. La porta aperta sull'infinito è un'infinita preghiera, calme parole sussurrate nel vento aperto della notte oscura. Io ti guardo, figlio, dormiente sereno in un tripudio colorato, mimetico di rosse coperte, su un divano bianco, un cappelletto blu in testa, a coprire i capelli tagliati corti come un collegiale o un militare. Io solo, solissimo, ti guardo, figlio, non avendo doni per te, oggi che splende il tuo sedicesimo compleanno. Non trovo che sommesse virtù per rasserenarti in un futuro che nessuna morte intoccabile sfiorerà con la sua adunca, orrida mano. Ecco, questa è una poesia un po' più ironica, e sempre riguarda questa serie di questo libro, che appunto fa capire che c'è stato un passaggio, il poeta lentamente non si prende più sul serio. Poi forse si trasforma anche in un buffone, che è una figura molto esaltante, perché appunto è l'unico approdo, per me almeno. Poi mi accorgo che l'io, il prode nemico, attaccato al suo corpo mortale, è sempre nel futuro ciò che aspiro perfezionare. Ogni perquisizione del cuore è un addio alla salute. Bisogno casto di non nominare il nome di Dio in vano, certamente perdente nella giostra del mondo, assetato di silenzio, di incoscienza. Per me, infantile messaggero che non trova mai il destinatario del messaggio, allegro o sventurato. Ed ora, tutto ciò che avviene, mi avviene in un viaggio, indizio di vivere diversi, struccati versi. E non vale dunque ringraziare questo corpo che si ammala e guarisce con la clemente stagione dopo l'inverno faticoso che non aspettammo solo per ricordare il passato. Incredibile passato pieno di vita smeraldina e peccatrice, nel letto dove mi rifugio e dove più amato più non perseguita o sorride. È vacante il suo ruolo e non facilmente sarà rimpiazzato. La musica è sempre quella. Ma a suonarla ci vogliono, data l'esperienza europea, più esperti suonatori. Io sono il primo libro che ho pubblicato diversi, si chiamava Inventive Licenze, mi ero specializzato in perfidie contro alcuni umani che avevo incontrato nella mia vita, d'altronde una suite, questa delle invettive, che è vulgatissima nella poesia mondiale, risale agli antichi greci e fino ad arrivare, se pensiamo, anche a Verlaine. E questa poesia è una poesia contro un pittore. La cosa strana è che la leggo perché stamattina, anzi prima di venire qui, passando da via Giulia, ho visto alla Galleria Giulia che facevano una mostra di questo pittore, andando da una mia amica che non avrebbe qui sarei venuto a leggere le poesie. E questo pittore, io penso almeno, forse non è vero, ma la mia proiezione, la pensavo ha fatto molto del male, pensavo. Allora ho detto, che faccio, entro o no a vedere la mostra? Poi sono stato preso da una grande curiosità, perché più di 10, io sono una persona curiosa, sono entrato e ho pensato di lasciare sul libro delle firme, non, io non firmo mai, però ho detto questa volta voglio firmare, così si accorge che sono venuto e viene colpo quando ho visto questi quadri. Perché? Perché i quadri sono veramente una cosa molto sfacciata. Sì, perché stanno lì e capisce tutto del pittore. Le poesie un po' si possono truccare di più, secondo me, ma le quadri non si può truccare. Allora gli ho scritto un piccolo messaggio,
di morte, diciamo così, però ironico. Ho detto, tra l'altro mi ricordo che ci avevi messo una al pittore ritrovato, come dice che tutto quello che aveva fatto precedentemente era scritto. Io ci voleva qualcosa per... tagliata. Allora per me sembra una deformazione professionale, dovrei dire quello che già so. I poeti vivono come tutti gli altri, fanno le stesse cose. Non credo che ci saranno 10.000 persone che amano i gatti, 100.000, sono milioni di gattari e gattare, soprattutto che piena Roma. E dunque mi sembra che sia una cosa abbastanza banale. Io non credo al poeta vate, al poeta immaginifico, al poeta che sta d'Annunziano, insomma, per intenderci. Penso invece che la poesia sia un fatto legato alle cose, alla sensibilità degli altri, della gente comune. Qui non ci vedo nessuna differenza. È un prolungamento, è come mangiare, fare la spesa, mangiare, scrivere una poesia, è la stessa cosa. Siamo un vero poeta, poi siamo di fare uno sforzo per essere, non dire che lo fa. Infatti in Italia ci sono troppi poeti, anche in questa trasmissione credo che ce ne siano troppi. Siccome ne nascono 4 o 5 in un secolo, tutti quelli che fanno, scrivono poesia non è che automaticamente sono poeti. Ma non tutti quelli che fanno quadri sono pittori, tutti quelli che scrivono musica sono musicisti. Bene. Emozionante sentire anche la voce. Fra l'altro sono i pezzi meno visti perché tanta roba si trova su YouTube. Vi ringrazio, Vito, Daniela, Valbona, Marco Beltrame, Marco Cinque ci ha mandato un contributo. Ecco, l'ultima volta che abbiamo potuto parlare e ricordare insieme ad altri poeti è stato nel 2016 alla Casa della Letteratura. E le uniche volte che ci sono stati tentativi di fare un premio da Dario Bellezza è stato subito dopo la sua morte. Ma le gelosie e le invidie fra i poeti hanno determinato anche alla sorella la decisione di non partecipare più. Eppure avevo coinvolto anche uno che era una persona molto graziosa tempo fa, anche Vittorio Sgarbi. E molti hanno l'immagine di un Dario poeta triste, malato, malinconico, ma vi posso assicurare, visto che dal 78 al 95 l'ho frequentato assiduamente, anche perché curava una collana, che era invece una persona intelligentissima, colta, ma soprattutto divertente, perché riusciva da una biografia e da una copertina e un risvolto di un libro a presentare un poeta che, e dopo che veniva presentato il poeta mi diceva: ma come ha fatto a conoscermi così bene? E mi ha insegnato il trucco che basta leggere poche righe qua e là di un poeta per capire se è bravo o meno, mentre per un romanzo forse basta solo leggere l'introduzione. In quell'incontro c'erano tanti, c'era Pecora, c'era forse Fabrizio Cavallaro, poi c'era anche Maurizio Gregorini, che è stato quello che l'ha assistito stampando un libro qualche giorno dopo, insomma, persona che credo abbia chiuso le porte e i telefoni a tutti. Quindi l'ultima immagine che rimane di un ragazzo straziato dal male, però anche diviso dai suoi amici, soprattutto dalle poche donne che lo seguivano, anche
pulendogli casa o lavandogli le camicie. Sono stati tutti allontanati, forse da veneziani e successivamente da Maurizio Gregorini. E mi ricordava la vicenda di Marta Mazzotto, che fu allontanata da casa di Guttuso, ma questa è un'altra storia, ne parleremo un'altra volta, dalla casa di Guttuso, che in punto di morte pare che si sia confessato e come si dice, dato a una credenza sicuramente fasulla. So anche molte cose su questi argomenti perché ero diventato e avevo costretto anche Dario inizialmente ad incontrare Marta Mazzotto, che era una grandissima cara amica e signora, che mi aiutò, ma mi disse: mi devi presentare Dario Bellezza e ti darò tutto. E così sponsorizzò alcuni libri nostri. Ci sono delle tracce anche in Sardegna, perché si prese dei libri miei di Goliarda Sapienza portandoli in Sardegna e io non c'ero, perché dopo alcune morti e soprattutto dopo l'approvazione della legge Bacchelli mi sono ritirato. L'unico torto di Dario è stato quello di far credere, di creare una sorta di casino, ormai oggi sistemato, sulla legge Bacchelli. Dario non fece nulla e le prove sono nel fatto che Dario conosceva la Ortese da 20 anni. Io non la conoscevo. Le lettere che mi ha spedito hanno fatto scattare in me una molla che poi mi distrusse, fino a quando riuscì a farla applicare con l'aiuto di Adele Gandria. Ma Dario, così come tutta l'intelligenza italiana, si scriveva con la Ortese. Quello che la Ortese scriveva a me lo scriveva a tanti, ma nessuno aveva avuto la forza di smuovere un dito. Nel momento che la legge fu applicata, diventarono tutti gli organizzatori della raccolta di firme, della raccolta di soldi, insomma, diventarono tutti. Io per fortuna ho dei testimoni che in giudizio non sono affidabili, che sono i miei figli, i quali mi hanno visto distrutto perché non si facevano su chance le raccolte di firme, ma si faceva andando in casa di ognuno. E siccome ne avevo fatte tante altre vinte con questo sistema, avevo i telefoni che alle volte, forse non lo sapete, non erano i cellulari, erano i telefoni veri, quelli che ti arrivavano bollette da 300.000 lire. Per cui io persi casa, figli, famiglia, tutto, e insomma un po' disgustato, mi ritirai da questa ondata di presunti. Pensate che fu anche nominato Sciascia di qualche giornale, che era già morto, ed era stato Sciascia a far applicare la legge Bacchetti. Tanti altri erano stati. In effetti non fu così. Fummo io e Adele Cambria ad andare con le mie lettere, che ho perso, d'altro canto, perché come uno stupido non ho fatto le fotocopie, ad andare tramite la libraia. C'era una libreria, non so se c'è ancora, la libreria del Parlamento, non mi ricordo il nome della signora, che ci fece entrare. Quindi mi mise, malgrado tutto, la cravatta per la terza volta nella mia vita. E insomma, Giuliano Amato, che era il segretario di Crack, si disse: appena finisce la tragedia dei missili di Gheddafi, applicheremo la legge. E fu applicata immediatamente, quasi immediatamente. C'è una lettera di chiarificatrici, che la trovate sul mio blog, di Anna Maria Ortese dell'86, che non mi riusciva più a trovare, dove narra questa storia. E poi è narrata in uno degli ultimi libri, 9 di Missione e Mezzo, di Adele Cambria, che c'è un capitolo dedicato a questo fatto. Questo lo sto dicendo a voi. Ma poi se ne occupò a lungo Alessandra Trevisan, facendo un libro di 600 pagine, anche sia sulla
su Goliardo da Sapienza e alcuni saggi su Dario e su Anna Maria Ortesi. Però detto questo, ecco, l'unica cosa che rimprovera a Dario, ma che gli rese per fortuna qualcosa in più, la gratitudine dell'Ortesi, alcune recensioni, e sicuramente la prefazione che fece a Liguane e a tante altre cose. L'Ortesi poi non mi recuperò più perché io rimasi senza casa e senza nulla. Dopodiché tutti sanno che, anche se non ho avuto padre, una madre certa l'ho avuta, e quindi mia madre mi aiutò e per togliermi dalla strada venne a Roma e aprì una libreria. A seguito della libreria Muglia di Catania, storica libreria Muglia, che chiudeva con la morte del mio padrigno, e nacque la Pellicano Libri. Lo dico a due delle mie persone più intime, ora sono tre, che sono Valbona, Daniela e Vito, come testimonianza. Sapete che Vito sarà Pellicano futuro, Pellicano culto. Quindi sto dando delle notizie in anteprima a Marco Bertrami, così se si spagge la voce, il colpevole è lui, quello che ha parlato troppo è lui. Quindi adesso andiamo subito. Naturalmente io di questa cosa che Dario poteva avere diciamo qualche cosa in più aggiungo, ne fui felice perché Dario non aveva spesso nei teatri o dove andavamo, creava sempre polemiche perché lo accusavano di fare i soldi con la poesia. E in effetti sì, riceveva premi, ma era una persona generosa e le persone che amava di più erano anche quelle che odiava. La Morante, Moravia, Pasolini, li detestava perché erano ricchi. C'è un articolo su Corriere della Sera dove lo dice, tutto il resto invece diventa poesia e amiamoci tutti perché tanto dei morti male non si parla. Che Dario poi fu circondato da medici, psichiatri, psicanalisti, amici dottori, c'erano gli stessi scienziati che abbiamo visto per il Covid e gli stessi analisti che stiamo vedendo per la guerra. Tutti furono attorno a Dario per aiutarlo e lì spese un sacco di soldi con i santoni, i maghi, eccetera, eccetera. L'abbiamo saputo per primo solo perché la mia compagna di allora era un'infermiera, una capo infermiera all'ospedale San Filippo Neri. Quindi fui accusato di averla abbandonato. La verità è che prima andavamo in giro sempre in macchina per 18 anni, poi aprendo la libreria non potevo farlo più e la libreria era abbastanza lontana. Venne a inaugurarla, venne anche a presentare qualche libro suo, ma poi naturalmente le distanze di Roma, chi li conosce sa che sono terribili. Allora, Valbona, che appena gli ho mandato le poesie, siccome ha un vizio di tradurre, e quindi ha tradotto in albanese, allora gli ho detto una la comincia in albanese, così la fa girare lei e anche Dario, che è una promessa che vorrei che Valbona mi facesse, ne traducesse anche altre, così in Albania lo facciamo conoscere, perché è veramente un grande. Va bene, allora da Gatti te l'ho scelta io, la poesia, legge in albanese lentamente, faccela godere. Ok. Mi sentite senza le cuffie? Sì, perfettamente. Ok, così sono più libera. Mi piace tanto questa poesia, ho una voglia di interpretare anche coi gesti, mi viene la voglia. Si mazze, ma volendo dice questo sotto mutuare. Io vedo ogni mazze, madie, io ogni mazze. Ni natura è lunto, ni moleculi, ni magie. Cur luam bistim, apo cur conta capos, ie moina ces sed do dian, le ambal sed do sedir fie. Por breitia glabron, tadis, iam duke menduar, se mo duke tutele, nuk iam
besnik në dashuri, nuk di të sa kritikojmë. Më thuaj çfarë fundi do të kesh, nëse më lem të lirë të vendos, të humbas në një fat tjetër. Grazie Valbona, ecco, poi la leggerai in italiano più avanti. Allora, Vito, puoi mandare il video di Marco 5? Due poesie di Dario Bellezza, tratte dal libro Colosseo, Apologia di teatro. La prima si intitola Ad Elsa Morante. I ragazzi drogati, guardie del corpo dell'assoluto, vanno per il mondo mattutino fino alla sera della loro sopravvivenza. Come passerotti, mangiano distrattamente, tutti presi dai loro sogni d'avventura. E la sciagura che li coglie per strada e li fulmina piamente stecchiti, li lascia prede delle iene umane che scrivono i loro necrologi sui giornali. Le loro dita sono piene di anelli. La loro grazia bugiarda di mentire sa che io non ho bisogno di droghe. E mi guardano come un povero reietto, un infelice, ma troppo non m'offendo. So che vanno per le vie del mondo, con in bocca il sapore della polvere e del tossico. Strepito vano è il loro baloccarsi bambino, orgoglio luciferino di chi si consuma, strugge come cera, ma anche così la mia voce smorta li vorrà sempre al mio capezzale. La seconda poesia si intitola Gatti. Mi contempli, se scrivo i modesti articoli per darti cibo, non ha senso più niente in me, neppure l'alzata mattutina e sonnambula, e la spesa fatta in fretta per poi restare vittima dell'ingordigia. Dio, come sei carina e celeste, i tuoi occhi sono amari e buoni, io li amo come fossero l'unica luce che mi viene dal paradiso. Ciao. Ecco, allora, Marco Beltrame, se ci parli un po' del tuo lavoro, che riguarda soprattutto il teatro di Dario. Attiva l'audio. Sentite? Adesso sì. Io sto facendo un lavoro per la mia tesi magistrale, sto cercando di ricostruire, diciamo, le incursioni teatrali di Bellezza, quindi chiaramente senza separare il teatro dalla produzione lirica, appunto sto cercando di ricostruire questo percorso che inizia nel 1968 e che accompagna poi Bellezza fino alla fine del 1996. È un aspetto interessante appunto questo del teatro, perché poi, diciamo, ricostruire il teatro di Bellezza significa ricostruire anche quello che è un contesto culturale, letterario e teatrale appunto
Interessante, anche perché la pubblicazione appunto dell'Oscar Mondadori a cura di Roberto De Lier sicuramente è stata un'iniziativa interessante, però in quel volume appunto mancano i testi che Bellezza appunto ha scritto per il teatro, questi scritti concepiti per il teatro, alcuni tra l'altro sono in versi e purtroppo alcuni di questi ancora inediti. E questo percorso teatrale appunto inizia proprio nel 68, quindi contemporaneamente poi al debutto su nuovi argomenti con La vita idiota, con la stesura di questo primo testo, Apologia di reato, che viene scritto da Bellezza tra il 1968 e il 69 per la compagnia Nuovo Teatro appunto di Antonio Calenda, un testo che appunto questa compagnia doveva mettere in scena e che però poi non verrà rappresentato. Contemporaneamente cura per questa compagnia una traduzione del Balcone di Genè che la compagnia di Calenda appunto metterà in scena nel 1971. Questo testo poi è stato pubblicato appunto nell'85 dalla Pellicano Libri con il titolo di Apologia di teatro. E questo è il primo testo di un corpus che prevede altri testi che si concentrano però più che altro, diciamo, nella seconda metà degli anni 80. Negli anni 70 Bellezza partecipa a quegli esperimenti di poesia teatralizzata che vediamo organizzati soprattutto a Roma dal B72, quindi apre quelle serate organizzate da Benedetti, da Carella e da Cordelli tra il febbraio e maggio 1972, che sono documentate poi nel Poeta Postumo di Cordelli, e questa fase, diciamo, si conclude poi nel 79 con la partecipazione al Festival di Castelporziano nel giugno 79 e poi con una collaborazione ulteriore con Carella. Bellezza infatti scrive un testo per uno spettacolo appunto di Carella dal titolo Morte funesta, che va in scena nel gennaio 1979 alla Galleria d'Arte Moderna di Roma. Diciamo che poi la fase più interessante appunto è quella della seconda metà degli anni Ottanta, in cui si concentra poi la gran parte delle pubblicazioni per il teatro. Ed è interessante appunto perché a fronte di uno scarso interesse dell'industria editoriale nei confronti della poesia, ma anche uno scarso interesse del pubblico per la poesia, Bellezza vede nella drammaturgia una forma espressiva alternativa alla poesia e quindi inizia la stesura di alcuni testi in versi per il teatro, che sono appunto Salomè, che viene pubblicato nel 91, Testamento di sangue, che viene pubblicato nel 1992, e Ordalia della Croce, che vince nel 1993 il premio Fondi da Pastore, che viene rappresentato nel 1994. Questi sono gli anni anche di una collaborazione importante con un regista legato al B72 e diciamo, attuale direttore del Teatro Tordinona, Renato Giordano, che si occuperà appunto di rappresentare questi testi difficili anche da portare su un palcoscenico, perché sono appunto dei testi in versi e è interessante appunto anche quello che Bellezza dichiara a proposito del teatro a Maurizio Gregorini e appunto in questa lunga intervista Bellezza dice: "Scrivo per il teatro perché la vita del poeta, la produzione del poeta diviene sempre più impossibile qui in Italia, a tal punto che un poeta si vede costretto a cercare nuove forme, sbocchi diversi che forse possono essere chiamati teatro. La realtà è che esiste una forma di ottusità, di opposizione alla poesia da parte dell'industria culturale, anche se non ne conosco il motivo. Dunque, nell'attualità, in ultima analisi, dobbiamo cercare altre formule, magari sconosciute, per poterci esprimere. La rappresentazione in versi di alcune mie opere è una di queste formule." Quindi appunto scrive questi testi a cui poi fondamentalmente affida un ultimo bilancio sulla propria esistenza, un'esistenza che chiaramente si stava per concludere, come sappiamo poi anche in modo purtroppo drammatico. Bene.
Ti ringrazio. Adesso delle poesie, puoi leggere le poesie. Che ti... Allora, la prima è del 1976, dopo un anno feroce giorno in cui un poeta è caduto. Pasolini sparito, ucciso come un cane bastardo, in una sgomenta periferia di fango in un giorno di novembre. Mai più ritornerai in questa Italia del miracolo, dove la tecnocrazia fra poco trionferà, il conformismo dei nuovi padroni, l'ai di nazisti atei o cattolici di un dissenso solo nominale, che perseguita i diversi, distruggendo ogni anarchia, ogni bellezza ideale. Vista mai dimenticata per te, vivendoti accanto, per tanti anni ormai poeta dimenticato, incrostato nelle tue menzogne radiose di poeta civile, sublime compagno di notti in terraferma, parlando di libri e di amori. Pasolini ti hanno ucciso, non meritavi di morire, né di vedere lo scempio del tuo corpo sacro, mentre tutti i poeti ermetici, neorealistici o avanguardisti coprono con le loro poesie di fetore l'umile Italia e il mondo, né sanno quando tutto prenderà la via dell'eterno. E le morte stagioni sapranno l'odore della tua scomparsa. Immedicabile ferita mi avanza per tutto il resto della vita. Abbandono il sentimento e la fortuna vuole che io sappia. Grazie. Ecco, adesso l'altra. Sì, l'altra è da Gatti. Alzarmi, darti luce mentre me la dai. Uccidere l'angoscia calzando guanti di gomma per pulire i resti dei tuoi magri pranzi che talvolta diventano festini. Se torno felice da campo con un etto di fresche acciughine, pesce azzurro lo chiamano in cronaca, improvvisati articolisti dibattendo il costo della vita. Ma tu non sei niente di tutto ciò. Divori fra mille fusa i saporiti pescetti, da me liscati di tutto punto. E per gratitudine mi lecchi le mani ancora impregnate della tua golosità. Bene, ti ringrazio moltissimo, Marco. Faccio solo la riflessione che se Pasolini, di cui appunto c'è stato il centenario, avesse avuto l'1% degli amici che ha avuto da morto, forse la sua vita sarebbe stata diversa. Era detestato sia da destra che da sinistra, e lo stesso Dario, tant'è vero che poi lo candidarono anche al Partito Radicale. Allora, adesso Daniela Dante, che fra poco mi pare che abbia le prove di teatro. Daniela, ci sei? Quando la chiamo è sempre assente, ma è sempre presente. Va bene. Daniela, anche tu il microfono. 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 Eccomelo qua. Ci siamo. Oggi è una giornata un po' così. Non ridere che sono in difficoltà. Posso leggere? In questo periodo di tristezza qualche sorriso, guarda che fa bene. Va bene, dai, ci vuole qualche sorriso. Quando si è handicappati a fare le cose. Allora, belle queste poesie. Cessa di puntarmi come il cane, la prima. Cessa di puntarmi come il cane la sua preda. Sono tuo ormai e mai ti abbandonerò fino alla fine dei miei o tuoi dì. Infatti, eccomi qua, tornato apposta per te, per darti il prezioso cibo che ti tiene in vita, te e il tuo piccolo adottivo, preso di notte alla stazione, strappandolo da sicura morte. La famiglia si è accresciuta, io non sono più solo, a brandelli, lungo l'azzurro cielo. La seconda è addio cuori, addio amori. Addio cuori, addio amori, foste i benvenuti, gli adorati. Ascoltati meno, per non intrecciare meschine figure o suicidi.
Così si scriveva una volta. Carcasse di ingenuità per volare alto, sacrificare al nemico infinito. Oggi tutto ha perso senso, senza tregua. Minaccia anche voi, amori, anche voi, cuori. Bruciavo d'amore e voluttà. Bruciavo d'amore e voluttà nei calzoni fiorenti dell'estate. Il latte versavo chiaro sull'erba matta dei giardini. Solo le panche ci erano amiche. Senza legge, l'erotico abbandono usciva illividito al suo bel bagno sotto l'innaffio del chiodato airone. Puro amore, ribadito invano, le membra calde ribadite, intanto rischiano lo sfacelo e il maleficio delle generazioni possedute dalla morte. Dal libro Gatti. Mi contempli se scrivo in modesti articoli per darti cibo. Non ha più niente senso in me, neppure l'alzata mattutina e sonnambula, o la spesa fatta in fretta, per poi restare vittima dell'ingordigia. Dio, come sei carina e celeste, i tuoi occhi sono amari e buoni. Io li amo, come fossero l'unica luce che mi viene dal paradiso. Questa era l'ultima. Grazie. Ascoltando lui nella registrazione mi sono resa conto che io l'ho letta in un modo completamente diverso, però ogni autore scrive e legge per come sente, e chi secondo me recepisce il lettore deve sentire il testo come lo recepisce. Spero di non aver dato un senso diverso a quello che era il suo. No, assolutamente no. E tanto no. Sei un'attrice. Va bene. Io vi devo lasciare purtroppo perché ho le prove e quindi... Sì. Vedere. Grazie mille a tutti. Grazie Marco. Stai facendo un bel lavoro. Daniela. Ciao. Finito. Ne hai due più lunghe? Vai. Anzi tre. Sì. Dalla raccolta Apologia di teatro a Pierpaolo Pasolini. Non mi rassegnerò mai alla tua morte. Sei stato così indispensabile per me, così necessario, che a pensare che la terra più non ti prevede e la vita ti ha abbandonato, urlo di un dolore senza tregua o pace in qualche conforto. L'idea che non avevi nessuna voglia di morire, pur se come tutti i poeti la morte l'avevi tante volte invocata fino ad esorcizzarla, mi fa terrore. Non volevi morire, lo so. Non così almeno, ucciso, dilaniato, calpestato. E questo limite assurdo del destino mi colpisce come una violenza incredibile. Vieni a dirmi perché sei morto, perché ci hai lasciato, se esiste Dio in qualche parte del creato. Tu solo eri intelligente e padre, tanto da acquietare la mia fame e sete di pianto. Vedi, ti rendo omaggio con qualche stenta rima. Tu mi hai voluto poeta, ed io mi sono reso tuo schiavo. Tu hai difeso in me la diversità, e io ho compensato il mio fare con la tua cortesia di lettore, attento e curioso. Com'eri intelligente, caro Pierpaolo. Com'eri strano e misterioso. Come ci hai lasciato qui tutti orfani di un padre che non volle mai essere padre, ma che lo era, negli atti e nelle parole, più padre di tutti, più maestro. Ti ho tradito anch'io tante volte, ma eri così presente, così sempre necessario da dover distinguere con te ogni riga che scrivevi per non sentirmi soffocato, ma tu amavi tanto la tua libertà da amare nella tua quell'altrui.
e la mia consigliavi amorosamente, distratto e divino. Non mi consolerò mai della tua scomparsa e ti andrò cercando ormai solo in quel pianto che è la memoria dove non c'è spazio per la vita o per l'ansia di incontrarti ancora a Sabaudia, al ristorante, a casa di Elsa o di Laura. Vere lacrime mi bagnano le guance ora e scrivendo questa mia testimonianza non mi vergogno di essere sentimentale. Ci si accorge di tutto l'amore che si aveva per qualcuno solo all'atto pratico della sua morte. Non la volevo, né la prevedevo. E ora che è una realtà che offende e brucia dentro senza tregua, scusa, caro, se ricordo al mondo quello che morendo ha perso, una luce, uno spazio infinito di poesia, un cuore tormentato e quieto nella sua voglia di vivere. I tuoi nemici avranno gongolato. Uno di meno, hanno detto. Vergogna, vergogna. Piangete, ragazzi, almeno voi, la morte di Pierpaolo. Nessuno più di voi può essere lì dove Pierpaolo voleva vivere e operare. Dalla raccolta inedita Gatti. Gatti, occhi che m'accogliete al mio ritorno, velato, occhi perfetti, dove l'universo scioglie un'ultima canzone d'amore, parola insensata ormai, alla mia vita distrutta. Dalla raccolta Colosseo, madre. Madre, per quanto gli altri poeti ti hanno esaltato e onorato, io, degenere figlio, non ti assolvo. Nella impura angoscia di sapermi figlio da te generato a questa brutale diversità, piango la tua solenne maternità. Non c'è mai stata dolcezza, amore, carezze di madre, ma solo il rimprovero di essere nato, l'odio feroce della mia carne, del mio misterioso sesso, in te. Una sacra avventura era cominciata per me, prima da te misconosciuta, che mi avresti voluto mediocre, sposato, infantilmente innamorato di una moglie che fosse la tua cara nuora, l'immagine sbiadita di te, gelosa per i miei figli che non avrò mai, anche nella mia assenza piena di presentimenti scoraggiati di trasformarsi in qualsiasi presenza salutare. Un modo nuovo di esistenza. Guardavo ovunque i miei coetanei, andare insieme, nelle indimenticate sere col ciuffo al vento, l'aria spavalda di chi possiede e nel possedere è posseduto, fiero che questo possesso sia condiviso e capito con un solo sguardo dal compagno da me solo avuto in sogno, nel pianto astruso della ragione. E il cugino? Il cugino che vidi allontanarsi allora, ragazzino, impedito dalla vostra cieca paura moralistica a frequentarmi, è divenuto ora la mia bestia nera, il mostro sanguinario che vuole fare giustizia di me? Ma allora non mi eri di conforto. Ora questo risentimento, che non sa perdonarsi di essere tale, così acre e volgare, mi fa paura, si vendica contro di te che godevi a vedermi solo alle finestre piangere tutte le mie lacrime. Madre, non tornerà più giovinezza, l'età più breve, l'unica della vita che si possa ricordare con piacere. Non c'è viso nella dolorosa memoria che venga a consolare le mie tetre notti al tavolo di lavoro, al tavolo delle mie disperate insonnie. Non c'è che l'arida solitudine, lo sgomento di sapermi unico su tutta la faccia della terra, diverso, che non ama, non riamato, la madre, o forse il contrario, non so, sono ingiusto. Ricordi, madre, i capelli lunghi? Era tutto in onore tuo. Non ti preoccupavi neppure del mio corpo magro, asciutto, di giovinetto cresciuto troppo in fretta, come in genere fanno amorose tutte le madri. Solo eri capace di rimproverarmi per le lenzuola macchiate di acerbo, meraviglioso seme. E ora so che voglio solo morire.
Al mondo rifiuto ogni amore, ogni tentativo di riscatto, di redenzione in un affetto, e se amato tento di riamare, è solo la mia voglia sciagurata di annientamento che si fa avanti, immutata, a trasformare il rapporto in un inferno in cui è meglio morire. Madre, che mi hai ucciso prima di espellermi dal tuo arido ventre, di quanto amore, privandone me, hai privato l'innocente mondo. Madre, madre, perché mi mettesti al mondo? Grazie, Vito. Grazie. Bellissima, bellissima davvero. Allora, Valbona, sì, attiva l'audio, Valbona. Io ho problemi agli occhi. Eccola qua, Valbona, con le due poesie. Ok. E la promessa delle altre traduzioni. La poesia Bruciavo d'amore e voluta lo ha letto Daniela. Stesso a me rimane sotto ponte e da Gatti in italiano, se volete. Sì. Sotto ponte, notturno urinatoio autunnale nella sera fredda dai tersi colori, nella notte che cala senza fretta, dove un ragazzo passa, gli occhi umidi, cerchiati e irraggiungibili dell'innocenza più pura di pietà. La carità, l'obolo del sesso concedi a quanti infredoliti questuanti, furtivi passanti del marciapiede più indulgente, ai passi straccicati, maniaci, dei relitti, ai passi veloci per scendere le scale che portano al ponte delle abominazioni, mamma mia, superbia di chiedere alla strage paterna degli idoli, alla notturna dolcissima religio. Mano materna e umile, sotto ponte, accompagna il canto dei condannati nell'umidità secca e scandita nel batticore dei rumori più intollerabili, deciso a palpitazioni più veloci per la cattiva madre polizia che si aggira. Dove allora si dirige la rivalità ilare dei perduti? Delle pace smaniose di carnificina che la tranquillità polverosa di pescatori seduti sul bordo del fiume a contemplare l'acqua lucida di stelle allontana da qualche soave metro. Tracotanti di malafede per qualche ragazzo teneramente affaticato del suo segreto seme, disperatamente sputato. C'è l'altra anche, sì. Da Gatti. Rimorso a guardarti nelle confusioni. Sei solo una gatta, anzi, sei una gatta, una natura felice, un miracolo, un incanto. Quando agiti la coda o cerchi di afferrarla, sei più dispettosa di ogni ragazzo, più dolce di ogni zucchero filato. Ma il rimorso mi divora, sapessi, pensando che dovrò lasciarti. Non sono fedele negli amori, non so sacrificarmi. Dimmi, che fine farai? Lasciami libero di decidere, di perdermi in un altro destino. Ecco, grazie Valbona. E il pensiero di Dario, quando partiva, che andava spesso al sud con me o con altri,
era proprio quello di lasciare i suoi gatti. Ne aveva 6. Però ogni tanto, quando partiva, lasciava dei soldi a qualcuno per dare da mangiare i gatti, ma erano sempre ragazzi senza soldi che praticamente qualche volta lasciavano morire. Questo era un altro piccola cosa su Dario. Le prime volte che fui a Roma, dopo, quando lo conobbi, perché prima ci abitavo negli anni 60, non stavo volentieri a casa sua, perché appunto i gatti facevano la pipì sulle valigie, sulle mie valigie, sulle mie borse, sui miei libri. E insomma, lui faceva, li lasciava fare tutto, mangiavano con lui a tavola. Allora, Eros, vi leggo Eros. Ho problemi agli occhi, quindi mi sono fatto anticipare da Valbona. Sei in macchina, pauroso di ogni traffico, sotto il sole nella decapottabile, coi capelli gualciti dal vento fresco a caldo sole di giugno, sembra a rischio, nell'auto veloce di un amico di virtù a visitare i castelli, e ai giovinetti che do la caccia, al vento che si attarda dietro i loro snelli corpi e li modella. Ma non riesco a distaccarmi dall'essenziale bisogno, calma, morte dei sensi. Pace ritrovata in me, solare solitudine mia, e l'adolescenza, ribellione sorda, tremenda, che corre in macchina con me. E io, adolescente, che ancora mi cerco, ancora patetico, ma ascolto nel trasalimento, in questa infezione di ogni idea pur necessaria, monasticità legata alla sofferenza, al dolore, alla certezza intrepida che si muore. Misteriosamente morte si può morire, anche in questo sole, posseduti dalla notte interamente, mentre è la più allegra delle vite, quella giovanile della ricerca di un compagno rozzo da amare di carnale amore. Amore nell'estate caldamente abbandonata in questa campagna banalmente verde che trionfa, che non sempre trionferà. Allora, acceso di silenzio e quiete, seccamente baciando una bocca, nuvola dei sensi, nel cielo terso della distruzione, del cataclismo universale, spero di morire dilaniato in uno scontro fracassato contro un albero, in un delirio di sangue, e sopra il solito bianco lenzuolo a nascondere la mia presta morte, morte giovinetta, morte eterna, o brucerò nel rogo fra le lamiere come un falò a sera, di quelli che si incontrano tornando invece ripensando all'amico rozzo, amico abbandonato. Poi vi leggo Giovani Fasi. Brutto rapporto di Dario con la famiglia, anche perché la seconda casa, l'ultima che ha abitato, lui voleva comprare dappertutto case, in tutti i paesi del sud, ovunque si fermava voleva una casa, avrebbe voluto una casa, e molte volte li affittava. L'ultima casa di via Bertani poi era intestata alla sorella, quindi anche questo. I giovani padri, io eroe notturno, notturnamente ero solare, se mi imbattevo in qualche giovane padre. Sono state le mie lacrime stanotte a ricordarmi che ho amato un giovane padre, quasi come fosse un ragazzino nervoso e ilare, perché la paternità lo rendeva libero e io ero sua madre. Il mio destino, la mia molteplicità, sa che non sarò mai padre. Ed io mi sussurro questo nome e la notte tocco nel mio letto vuoto il sesso di uno che lo è stato e forse lo sarà. Dura vita, infinita, infinità di morte, calmo appuntamento, appressamento rotto dal desiderio compassione di un giovane padre, i corti capelli, le mani virili, il sorriso senza dissociazione col suo sesso. La speranza a renderlo più forte di qualsiasi figlio, la normalità, i giovani padri, i battiti del loro cuore sono l'amorosità delle rivoluzioni. I loro bambini sono le speranze dell'umanità, il loro seme per l'uomo oscurato dal male è la libertà. I ragazzi devono sforzarsi di diventare come loro, contenere
la futura virilità. Per quanto e per questo non sono disponibili, sono malati. Ma i giovani padri hanno mutato la città, ospedale città, in una rugiada. Se solo passano coi loro figli a tracollo e le madri spende al lato al vivere di questa maternità, i giovani padri, io attraverso e brucio col fuoco della mente in un pianeta diverso da questo pieno d'Orfei, dove conta la forza della procreazione e la sterilità di primavera e un campo di concentramento per traditori. Ragazzi, vi ringrazio. Spero, faccio un invito anche a Marco, se vuole partecipare ad altri incontri, si è superato questo. Siamo stati in pochi. Normalmente, Marco, spero che i nostri incontri sono con poeti che vengono da Gaza, che vivono a Gaza, non che stanno in Italia, sono di Gaza, che sono completamente diversi. Con poeti, abbiamo uno che vive in California, un altro a Tokyo, ogni tanto non riescono a comprendere qual è il giorno esatto, perché a volte registriamo, quindi i nostri incontri sono fatti così. Sono per diffondere la poesia, se utile o inutile, a proposito di un testo che ho letto oggi di Vito, che vi invito a leggere sulla inutilità utile della poesia. Va bene, io vi ringrazio. Chiudiamo qui, poi il video si caricherà, oltre a essere trasmesso in diretta, si caricherà e poi lo rimetto per chi non poteva esserci. Grazie tante, alla prossima. Grazie a te, Beppe. Grazie a tutti. Ciao Marco, la novità, grazie per ciao Marco, video. Ciao Valbona. Grazie. Ciao Vito, ciao Marco, ciao Beppe, ciao. Mi hai portato qualche luce, mi hai ciao, alla prossima, ciao.